Sì, ma non è finita. L'ingegnere Marasco ha detto che entro un anno il ponte non verrà riaperto. Sì, è un ulteriore step a tutte le procedure burocratiche che hanno portato oggi finalmente ad avere 9 milioni di euro per iniziare questi lavori. Sappiamo benissimo che per ridare la sicurezza assoluta all'infrastruttura ci vogliono diversi milioni di euro. Come è stato detto, diciamo, la felicità, la giornata bella sarà quando ci sarà la riapertura effettiva del ponte, ma intanto c'è l'impegno da parte di tutte le istituzioni a fare pressing affinché l'Istonia torni ad essere statale, in modo tale che le risorse non dovranno essere chieste ogni volta, ma ANAS le dovrà mettere diciamo, quotidianamente, sia per la manutenzione ordinaria che per la manutenzione straordinaria. In tal senso è arrivato l'impegno dell'assessore regionale Marocco. Sì, ma questo è un impegno che c'è di tutte le comunità da ormai 12 anni. Le norme in questi anni sono cambiate, oggi finalmente siamo nelle condizioni affinché questa infrastruttura, la parte politica la riconsegni ad ANAS, il Consiglio dei Lavori Pubblici, come è stato detto, nulla può stare affinché questa arteria venga ristatalizzata, e quindi ANAS farà il lavoro che dovrà fare nel momento in cui avrà la riconsegna dell'infrastruttura.